Nella parasha di Devarim, la parasha che apre il libro del Deuteronomio, la parasha settimanale, dal capitolo 1 al versetto 12, Mosè si chiede: Echa, com'è possibile? Echa e Salevadi, com'è possibile per me portare da solo il peso delle vostre disquisizioni, dei vostri litigi? Sta chiaramente parlando con il popolo ebraico. Echa, come? È la stessa domanda che gli ebrei si pongono, come sia possibile, che si pongono nel libro delle Lamentazioni attraverso il profeta Geremia. Il profeta si chiede, leggendo e guardando la distruzione di Gerusalemme, che noi ricordiamo con il digiuno di Tisha B'Av, del 9 di Av, che cade la settimana dopo la parasha di Devarim, Echa yashva badada eir rabbati, come è possibile che siede da sola la città, siede in solitudine la città che ha avuto questa tale grandezza, che oggi siede come se fosse una vedova? Echa, come è possibile? È la domanda che attanaglia da sempre i dolori del popolo ebraico. Com'è possibile che il mondo non comprenda? Com'è possibile che ci sia una tale realtà? Com'è possibile che ci sia un tale dolore per il popolo ebraico e per il mondo intero? Shabbat Shalom.